Ben ritrovati con la rubrica dedicata alla Fondazione MAC. Oggi parliamo di viticoltura, in particolare di vitigni resistenti, e vi presentiamo come sta evolvendo l'attività di miglioramento genetico svolta dalla Fondazione MAC. Qui con me c'è Marco Stefanini, responsabile dell'unità miglioramento genetico della vite presso il Centro Ricerca e Innovazione. Negli ultimi anni la Fondazione MAC ha puntato sulla selezione di varietà di vite resistenti ottenute da incrocio. Grazie alla collaborazione con CIVIT, il Consorzio Innovazione Vite, sono stati prodotti dei vitigni che si chiamano Termantis, Nermantis, Charvir e Valnosia. Come sta procedendo questa attività? L'attività che stiamo svolgendo in questo periodo nel lavoro di selezione di nuove varietà prevede innanzitutto quella di creare dei genitori portatori delle resistenze sempre più efficienti e sempre più a largo spettro. Abbiamo ormai dei genitori che portano 4 o 5 tipologie di resistenza alle principali malattie come l'oidio e la peronospora. Questi genitori poi saranno incrociati con le viti svinifera e avremo la possibilità di offrire ai viticoltori varietà sempre più resistenti e sempre più adatte alle diverse condizioni di coltivazione. I genotipi che stiamo utilizzando come vitis vinifera per gli incroci sono sicuramente delle varietà che in Trentino si utilizzano diffusamente, come lo Chardonnay, come il Lagrain, come la Schiava. Questo ci dà l'opportunità, pensiamo nel giro di 2 o 3 anni, di poter iscrivere alcune varietà che sono effettivamente interessanti e selezionate con questo ambiente, con questo clima, quindi già valutate con i cambiamenti climatici. Oltre alle 4 varietà appena descritte, ci sono altri cultivar oggetto di interesse per la registrazione? Sì, abbiamo già inviato al CPVO, che è l'organismo europeo di riconoscimento dell'unicità delle varietà, 4 genotipi, 2 figli di Chardonnay, 1 figlio di Lagrain e 1 figlio di Schiava. I figli di Chardonnay hanno 2 caratteristiche: uno ha un ciclo prolungato, diciamo che torniamo a una vendemmia alla metà di settembre, inizio metà settembre, mentre il secondo genotipo è adatto per le condizioni un po' più limiti e quindi diamo una vendemmia un po' anticipata, diciamo con lo stesso periodo dello Chardonnay attualmente. Per quanto riguarda i figli di Lagrain e il figlio di Schiava, rispondono sia in termini, soprattutto in termini olfativi, alle caratteristiche dei vitigni europei di origine. Più di 110 etichette in gara, 30 commissari e 2 giornate di valutazione. Sono i numeri che lo scorso anno hanno chiuso la 3ª edizione della rassegna Vini Pivi, organizzata dalla Fondazione MAC. I motori sono già accesi per la 4ª edizione. Diamo qualche anticipazione. Sicuramente il successo di questa rassegna ci ha condotti a ripetere l'esperienza e soprattutto la maggiore quantità di etichette che in questo anno sono aumentate da 250 a più di 400 ci ha indotto a fissare già per metà di novembre la fase di valutazione con i commissari e il 5 dicembre la premiazione. Di recente Nermantis, Termantis, Valnosia e Charvir hanno ottenuto la privativa vegetale comunitaria, vuol dire che queste varietà ora sono protette in Europa. Che cosa significa questo? Ce lo illustra Vincenzo Bettalli del Consorzio Innovazione Vite, che ci spiega anche come si stanno diffondendo questi vitigni. Privativa vegetale, si tratta di una sorta di brevetto che permette ai vivaisti viticoli trentini di avere un'esclusiva sulla produzione e moltiplicazione di queste varietà. Varietà che stanno rispondendo bene sul mercato, c'è sempre un interesse crescente, una maggiore diffusione sia a livello italiano, dove sono autorizzate sia in Trentino che in Lombardia, e a breve lo saranno anche in molte altre regioni italiane. Adesso, grazie a questa privativa, si potranno diffondere sempre di più anche nei paesi europei. Inizierà infatti una collaborazione con francesi e con svizzeri. Abbandoniamo la viticoltura per dare spazio alle nostre consuete rubriche.
monitoraggio dei pollini è attivo presso la Fondazione MAH a San Michele all'Adige fin dagli anni 90. I dati pollinici ci forniscono informazioni sulla fioritura delle piante e riusciamo quindi attraverso lo studio dei pollini a conoscere, grazie alla loro morfologia, quali specie botaniche li hanno prodotti. Disponendo di oltre 30 anni di dati, è stato possibile, attraverso un'analisi retrospettiva, avere indicazioni su quali siano stati i principali cambiamenti e avere quindi una fotografia nel tempo di come si sia modificata anche la vegetazione nell'area di studio. Quali sono i principali risultati che abbiamo ottenuto da questa analisi? Il cambiamento più significativo è stato un aumento del quantitativo dei pollini rilevato, questo da imputare soprattutto al polline di piante arboree. Per farvi un esempio, il polline di carpino e anche quello delle cupressacee nell'ultimo decennio ha raddoppiato il quantitativo rispetto a quanto riscontrato negli anni 90. Anche l'anticipo della fioritura delle piante è un altro segnale che è stato rilevato. Ad esempio, le poacee hanno un anticipo di circa 5 giorni ogni 10 anni della loro presenza di polline in aria. Bene, questi dati sono coerenti con quanto rilevato anche in altre stazioni e in altre aree di studio. Ma a cosa è dovuto questo cambiamento? Le temperature, che sono un parametro importante nel modulare la fioritura delle piante, hanno giocato sicuramente un ruolo importante e abbiamo trovato correlazioni sia nella parte dei quantitativi pollinici che nell'anticipo della fioritura. Questo dato è da leggere in un contesto di cambiamento climatico e di global warming che va ad impattare sulla vegetazione e quindi sul polline. Un altro parametro importante è quello delle modificazioni di uso del suolo che possono cambiare struttura e composizione della vegetazione ed abbiamo quindi un riflesso anche sullo spettro pollinico. Ma nell'area di studio tali cambiamenti non sono stati nell'intervallo temporale osservato così significativi. In sintesi, possiamo affermare come un aumento dei pollini, un anticipo della stagione, in alcuni casi accompagnato anche da un allungamento della stagione pollinica, possa avere un impatto peggiorativo per le persone che soffrono di allergia e quindi come il monitoraggio sia un utile strumento per avere informazioni tempestive e migliorare la comunicazione. Dalle serre del campus di San Michele all'Adige io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.